Benvenuti a una nuova trasmissione del Punto, il settimanale di approfondimento politico amministrativo dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Andiamo a conoscere gli ospiti. Gianfranco Chiacchieroni, eh, capogruppo del Partito Democratico, benvenuto. Buongiorno. Benvenuto a Marco Squarta, <coughs> Fratelli d'Italia e portavoce del Centrodestra e di Umbria Next. Vale. Auguri, tra l'altro, <coughs> a Marco Squarta. Oggi compie gli anni, stiamo registrando questa trasmissione. Oggi è lunedì 4 giugno. Facciamo gli auguri, auguri a Marco, che, che è giovanissimo Giacchieroni, eh, sono auguri particolari. Cosa, cosa lo aspetterà nella politica italiana? Beh, adesso è iniziata l'attività di questo nuovo governo da poche ore <coughs> e facciamo gli auguri intanto all'Italia, agli italiani, perché eh, appunto le aspettative, i progetti, i programmi, anche i sogni dei nostri concittadini possano realizzarsi. E per quanto riguarda il programma, naturalmente quello che hanno chiamato contratto eh, mi sembra di difficile realizzazione e quindi ci saranno momenti di contrasto, momenti eh, di difficoltà e noi faremo la parte nostra eh, come forza di opposizione eh, per mantenere i livelli i, appunto, di vita, la qualità della vita dei cittadini italiani e per fare iniziative che portino nella direzione del miglioramento e quindi vigileremo con eh, grande determinazione e cercheremo di fare ciò che deve fare in un regime democratico le forze di opposizione. Allora, eh, opposizione convinta quella del PD, opposizione probabilmente più morbida quella dei Fratelli d'Italia per ammissione della stessa leader Giorgia Meloni, come guarda questo governo Squarto? Ma noi abbiamo preso una posizione di astensione alla votazione Fiducia, che credo ci sarà domani voteremo provvedimento provvedimento: tutti quei provvedimenti che rientrano nel programma del centro-destra eh, nel programma che abbiamo presentato qualche mese fa, noi non ci sottrarremo nel sostegno pieno. Quando ci sono eh, invece proposte o provvedimenti che non rientrano nel nostro programma e non ci convincono, tipo il reddito di cittadinanza noi voteremo contro, quindi valuteremo passo per passo, io sono contento che questo governo sia partito, cercheremo di capire e di valutare, sperando che appunto, come diceva prima il collega Chiacchieroni, operi nell'interesse primario che è quello nazionale, ci sono state un po' troppe ingerenze secondo me al di là dei confini nazionali e secondo me non hanno fatto altro che rafforzare l'idea di dare questi incarichi, questa voglia di far partire a questo governo e ora vedremo... Uh, vedremo questo governo ad opera. Abbiamo visto tante dichiarazioni anche del neo ministro dell'interno Salvini. Speriamo che insomma siano attuate e vedremo e valuteremo provvedimento su provvedimento. Guarda, fratelli d'Italia, poi passiamo ad argomenti regionali. Eh, però abbiamo questa piccola parentesi. Fratelli d'Italia più vicina a Salvini o più vicina a Berlusconi? Nella ah, noi, siamo, noi abbiamo sempre garantito e lavorato per l'unità del centrodestra, il centrodestra unito. È la garanzia non solo di vittoria ma anche di buon governo. Lo dimostrano le tante eh, amministrazioni regionali dove il centrodestra governa, anche Vinte da poco, e lo dimostrano i tanti anche comuni. Faccio un esempio Perugia dove sono amministrati da un centrodestra unito. Noi continueremo a lavorare per questo centrodestra unito sperando che la Lega eh, questa alleanza poi che ha portato avanti a livello nazionale non la ritraduca anche a livello locale. Perché il centrodestra, da tanti per tanti anni, io l'ho scritto qualche giorno fa. Abbiamo lavorato tanti anni qui sul territorio come centrodestra per lavorare a un cambiamento, per poter far arrivare il centrodestra amministrare tante città, ci siamo arrivati, abbiamo sfiorato la vittoria delle regionali, sarebbe un peccato di perdere questo lavoro fatto anche di tanti amministratori sul territorio che lavorano molto bene. Quindi Poi, noi continueremo ancora, su questa direzione. Una domanda politica. Chiacchieroni, il Partito Democratico dove ha sbagliato? Se ha sbagliato e soprattutto cosa, cosa dovrà fare? Le piace questa linea che sta tracciando il segretario reggente Martina? Il Partito Democratico si è fatto carico di otto anni di governo dentro una crisi. Eh, forte, strutturale, che ha colpito tutti i paesi dell'Occidente e che ha messo in recessione, prima con, eh, con la crisi del 2008 e poi successivamente anche con, un, eh, con una fase successiva dura del 2012, ci siamo fatti carico di otto anni di governo e contestualmente abbiamo cercato di portare avanti le riforme. Non sono venuti completamente dei risultati eh, che però si vedranno perché l'azione di governo e le riforme che noi abbiamo messo in campo avranno il loro effetto. Mi diceva proprio ieri un imprenditore che ha avuto una lieta sorpresa che quest'anno, nella complessiva presentazione del bilancio e quindi della denuncia e della predisposizione dei documenti per gli obblighi fiscali ha visto diminuita del 3-4% l'IRAP e l'IRES e queste sono cose che i cittadini li vedono adesso e quindi ci sarà ancora un effetto positivo delle riforme dei governi centrosinistra che continuerà, continuerà nel tempo e noi quello che dobbiamo fare dobbiamo cercare una... Coesione migliore di tutta l'area del centro-sinistra. Questo è quello di cui ce ne estremo bisogno, perché l'incisività delle azioni eh, di riforma e di risanamento del Paese ci sono state, ci saranno e se ne vedranno gli effetti. Allora, la domanda politica che avevo ora la lasciamo per la fine della trasmissione, così chiudiamo come abbiamo cominciato. Diciamo. Entriamo in argomenti che interessano di più. In maniera diretta l'Umbria, parliamo di agricoltura e ambiente, due eccellenze del nostro territorio, ambiti di grande rilevanza per l'economia regionale. Spesso però vanno in conflitto per ragioni prettamente ambientali, la questione arriva così quasi ciclicamente sui tavoli della regione. Due ambiti di grande interesse, come farli convivere? Beh, sono due. Questioni molto importanti, io credo che da questo punto di vista la regione debba un attimo in tutti e due i ambiti eh, porsi con un acceleratore in più, cioè dare una spinta in più, una marcia in più. In tema dell'agricoltura questa mattina ci sono fuori tanti agricoltori che stanno protestando per mancati ritardi pagamenti del PSR che per chi non lo sa è la principale fonte diciamo, oggi di finanziamento per chi vive di agricoltura, che sono i cosiddetti fonti europei. Purtroppo ci sono dei ritardi imputabili a questo soggetto erogatore che è Agea e noi cercheremo, stiamo cercando di lavorare al di là delle appartenenze politiche affinché questi pagamenti vengano uh, velocizzati il più possibile perché abbiamo a che fare con tanti agricoltori che sono costretti in attesa di questi fondi europei che gli servono per po portare avanti la propria attività a rivolgersi alle banche, a prestiti, a mutui. Questa è una cosa che non va bene e quindi va superato questo problema. Per quanto riguarda la problema dell'ambiente, il problema dei rifiuti, la regione un po' arranca da questo punto di vista, dovremmo produrre tutti meno rifiuti, dovremmo fare più raccolta differenziata, adeguare gli impianti e anche in questa circostanza spero che il nuovo piano regionale dei rifiuti e questo piano d'ambito che aspettiamo da tanto tempo, che ora dovrà fare lauri, possa andare in questa direzione perché l'autonomia delle discariche di circa 3 o 4 anni ci fa preoccupare. Punto di vista ambientale, poi chiudo con due eh, questioni importanti, quella della vicenda della Valnestore. Speriamo che venga fuori che non ci sia correlazione tra i casi di tumore riscontrati e l'inquinamento. Eh, Spero vivamente di no. Però, anche se non ci dovesse essere e comunque venisse riscontrato un inquinamento, va assolutamente bonificata quanto prima quella zona. Così come Cambio diciamo versante, ma è, se sono dei e parliamo del Lago Trasimeno. Io credo che il Lago Trasimeno è un'eccellenza molto importante della nostra regione e vada rilanciato. Diamo attuazione ai finanziamenti europei che ancora li tardano e soprattutto valorizziamo un'eccellenza come il Lago Trasimeno, che veramente può fare incrementare molto di più il nostro turismo. Allora, ha toccato molte questioni. Sguarda chiacchieroni che riguardano ambiente, riguardano agricoltura, riguardano anche. La salute. Partiamo dall'agricoltura, partiamo da, da, da questo motore, da, da questo volano importantissimo per l'economia regionale, spesso però, come dicevo nella domanda uh, iniziale, va in conflitto con, con l'ambiente. Sì, la domanda l'ha riproposto, ma è la stessa di prima. Allora, le, le, mh, le grandi risorse dell'Umbria naturalmente sono... Questa dell'ambiente sul quale già da un antico slogan della regione L'Umbria Cuore Verde d'Italia eh, eh, ne abbiamo fatto appunto un elemento valoriale e da questo punto di vista eh, è stato assunto come tale dai cittadini che eh, pretendono, vogliono sempre di più migliorare la qualità ambientale nella quale vivono, perché l'Umbria appunto viene scelta da tanti per viverci. Eh, per sviluppare i propri progetti, i propri programmi, da famiglie, da imprese e così via, anche appunto per eh, ciò che eh, si mangia, si respira eh, e ciò che si può vivere nella nostra regione, nel nostro ambiente regionale. Questo naturalmente eh, eh, qualche volta, anzi spesso, entra in conflitto con le attività eh, dell'uomo, che possono essere eh, produzioni agricole, che possono essere produzioni industriali. La capacità nostra delle istituzioni è far convivere queste due sfere perché si autoalimentano eh, vicendevolmente e quindi eh, l'agricoltura ha bisogno di un buon ambiente e co così come dice sì appunto le nostre città e i nostri borghi hanno bisogno eh, di una buona agricoltura eh, per la qualità alimentare, per la qualità della vita e così via. E quindi ci sono oggi il ricorso alle innovazioni, alle tecnologie, alla scienza ci viene incontro per migliorare. Occorre tutti insieme fare un grande sforzo. Laddove questo si è fatto si sono ottenuti dei grandi risultati e si può migliorare sia la qualità delle produzioni agricole sia la qualità delle, eh, della vita dei cittadini. Noi dobbiamo puntare a questo. D'altronde l'attività di tanti strumenti, quali l'ARPA, quali appunto eh, le ASL e così via, Debbono operare in questa direzione del far convivere. Quando c'è l'eliminazione di un soggetto al posto di un altro subiamo una sconfitta tutti. Invece oggi ci sono le possibilità di vivere bene insieme in una dimensione più armoniosa e meno conflittuale. La legislazione regionale è sufficiente, va modificata, va ampliata? Come la pensa? Io penso che sia sufficiente, bisogna sempre di più dare degli indirizzi, delle linee guida. Eh, delle um, linee di comportamento per quanto riguarda appunto eh, le nostre attività e questo eh, deve però essere anche eh, come dire, una, queste linee guida devono poter riuscire a far convivere e quindi a, a, ad esprimere eh, come dire una linea di condotta, una linea di comportamento degli accorgimenti che vanno a modificare quelle situazioni che eh, si reputano negative e, e vengono percepite come tali eh, dalle comunità e, e dai produttori. Questi, eh, bisogna convivere perché eh, il conflitto, lo scontro è sempre negativo quando ci si arriva, quindi bisogna prevenire questi elementi. Eh, ancora una cosa, Chiacchieroni, poi lasciamo chiaramente spazio a squarta. Eh, diciamo molti cittadini lamentano il fatto che dove c'è inquinamento anche a livello d'origine no? eh, perde di valore anche diciamo, il eh, capitale immobiliare. No? Questo è venuto fuori Ma ultimamente. Ci strumenti, quale ecco l'ARPA, quale le AS, per far modificare. E non servono leggi, insomma, dice lei. Per far modificare atteggiamenti, abbiamo strumenti, ci sono. Tante normative possono servire, normative possono servire. Al di là dello strumento, voglio dire, abbiamo la possibilità e anche le strutture pubbliche per poter modificare eh, appunto, eh, situazioni eh, negative, qualora questi vengano messi in campo, vengono adoperati e quindi dobbiamo insistere. Su questo lavoro che è un lavoro sia di governance eh, sia di coinvolgimento e anche eh, di convivenza civile fra le comunità. Andiamo a chiudere l'argomento con Squarta. Lei prima mh, sottolineava un passaggio, io ho parlato di agricoltura ambiente, lei ha aggiunto anche la salute, no? che poi eh, obiettivamente insomma, può, può legarsi in questo, eh, questi tre ambiti e ognuno può subire diciamo, influenze dall'altro. La situazione vista da lei qual è quella regionale? Insomma, mi sembra. Riferimento a cosa? Riferimento ambiente e salute. Lei prima parlava dell'incidenza anche sui tumori, possibile, probabile, ah, sicuramente, potenziale. Sicuramente l'Umbria... Ci sono è, altri suoi allora, colleghi che lamentano in altre parti sì, del territorio la allora stessa situazione. Eh, L'Umbria diciamo, è il cuore verde d'Italia, quindi come diceva prima il, il, il consigliere eh, Chiacchieroni, e quindi non, sicuramente stiamo messi meglio di tante altre regioni. Però ci sono anche altre zone, mi, mi riferisco in particolar modo oltre a quella che dicevo prima, la concaternana dove sicuramente va messa una grandissima attenzione perché anche lì in alcune parti l'aria risulta irrespirabile per i mille problemi che ci sono stati e che conosciamo, quindi sì siamo il cuore verde, però dobbiamo anche porre attenzione a determinate zone dove obiettivamente il campanello d'allarme sta suonando, dicevo Valnesto, le posso parlare della concaternana ma anche alcune zone limitrofe. Alcune discariche, per cui eh, l'altro giorno ero lì a Pierantonio dove eh, diciamo alcuni eh, cittadini si erano uniti proprio per i malodori che venivano da quella discarica lì vicino. E quindi in generale il campanello d'allarme va sempre tenuto molto alto. Cioè, per dovere di informazione? In... Eh, discussione, in seconda commissione una proposta di legge di, del consigliere Solinas proprio sulle emissioni d'origine allarghiamo il campo, abbiamo detto ambient agricoltura, ambiente, salute però dall'altro c'è anche il reddito c'è anche l'economia no? eh, lei fa, parlava di Terni con questi insediamenti produttivi molto sì. grandi all'interno delle, delle città mi viene in mente Taranto poi lì i cittadini cominciano no? da una parte c'è la salvaguardia della salute dall'altra purtroppo c'è le... Un altro certo. fattore importante che è quello del reddito. Come gestire questa situazione in squarta non è facile. Ma non è facile sicuramente, però io credo che la salute dei cittadini, io sono ho un po' una visione ambientalista della vita, quindi la salute dei cittadini viene prima di tutto. Trovare un punto di equilibrio tra la salute dei cittadini che va preservata, ma al tanto stesso la possibilità di permettere agli imprenditori di fare impresa e quindi anche perché altrimenti noi non ripartiamo mai la crisi la conosciamo tutti, sappiamo quali sono i problemi quindi è logico che permettere agli imprenditori di fare impresa è la prima cosa che uno Stato democratico deve fare però nel rispetto, nei limiti della salvaguardia ambientale ci vuole equilibrio in queste cose ho capito, Chiacchieroni per chiudere il tema vuole aggiungere qualcosa oppure passiamo ad altro? Ma sulla salute che devo dire? siamo una regione ben, la prima regione d'Italia benchmark per eh, le spese domanda, sanitarie vabbè. e quindi per... Appunto, come riferimento e come modello per quanto riguarda i conti in sanità, e questo vuol dire che da questo punto di vista abbiamo eh, operato bene e dobbiamo continuare a farlo. Questa cosa eh, ci, fa, ci aiuta, ci incoraggia ad andare avanti con le scelte fatte. D'altronde, eh, politiche e scelte che ormai risalgono nel tempo stanno dando i loro frutti ne siamo pienamente soddisfatti naturalmente la prevenzione quello che richiamava il collega Marco Squarta è sempre alla base di tutte le nostre attività per quanto riguarda la salvaguardia della salute quindi la prevenzione va fatta sempre va fatta anche sulla base statistica e sulla base epidemiologica eh, cose che eh, appunto in Umbria abbiamo sempre fatto e dobbiamo continuare a fare perché, eh, sulla base di questo, noi possiamo programmare una sanità efficiente ed efficace. Allora, come dicevo, ho anticipato la domanda perché l'Umbria ha avuto il certificato. Dal Ministero, eh, prima Regione, benchmark, eh, riferimento per la sanità italiana, qualità dei servizi, appropriatezza ed efficienza delle prestazioni ed equilibrio economico-finanziario. È in fase di come dire, partecipazione in questo momento il nuovo piano sanitario regionale, Squarta, eh, tra poco arriverà nelle commissioni eh, de, di Palazzo Cesaroni questa, di questa assemblea legislativa. Quali priorità secondo lei eh, prevedere? Allora, innanzitutto sulla questione della regione benchmark, sicuramente, allora io credo che da questo punto di vista dissento dall'analisi fatta dal collega, perché che i conti siano in ordine nella sanità è dovuto, ci mancherebbe altro, cioè la sanità ha un bilancio regionale di 1 miliardo e 800 milioni su 2, ,2 miliardi e 2, quindi ci mancherebbe che i conti non vengano tenuti in maniera corretta, però oltre a tenere i conti in maniera corretta io credo che con queste risorse che ci sono si potrebbe fare molto di più soprattutto per chi è in difficoltà, perché se noi abbiamo tantissime famiglie che in tema di autismo chiedono maggiori risorse perché l'assistenza rivolta ai propri figli è solo di un'ora a settimana, io sì, posso essere contento che la regione ha i conti in ordine, però poi sentendo questi gridi d'allarmi dico che la sanità non funziona. Ma così posso parlare per i malati di SLA, per tanti altri malati che oggettivamente oggi l'assistenza non è adeguata, non dico che non ci sia, ma che non è adeguata visto anche le risorse. Per quanto riguarda le liste di attesa, qualcosa è stato fatto, sì, però si potrebbe fare molto di più con le risorse che ci sono perché se oggi uno va a fare un esame, diciamo, di controllo, sa benissimo quali sono le liste d'attesa che gli stanno davanti e potrei parlare anche di mille altre faccettature, si potrebbe ancora di più risparmiare e togliere gli sprechi. Sarebbe importante toglierli destinandoli veramente a chi ha bisogno, perché secondo me ancora da questo punto di vista la nostra eh, sanità in regione deve andare deve accelerare ancora di più. Io spero che questo nuovo piano sanitario che però se ne parla, se ne parla, ma non è arrivato in commissione, c'è stata qualche audizione a Villa Umbra, mancano due anni alla fine legislatura, io non so, da quello che mi dicono non sarà neanche a breve, quindi spero che possa arrivare quanto prima, però deve andare in questa direzione, cioè sì riduzione dei costi e tenuta dei conti in ordine, ci mancherebbe, la, la cosa pubblica va tenuta in ordine e con i conti in ordine, ma ci vuole, vista l'enorme spesa, 1 miliardo e 800 milioni, maggiore attenzione soprattutto per più in difficoltà che oggi... Diversi problemi ce li ha. Allora lei il chiacchierone l'ha vissuta da dentro un po' la sanità no? con il suo ruolo sanitario, insomma, all'interno degli ospedali eh, Scattolini perché eh. è, è una regione benchmark non è data solo dai costi, ma anche dalla media delle prestazioni. No, no, no l'ho detto, eh, l'ho detto eh. è è l'efficienza delle prestigi che non riguarda insomma. solamente i costi, ma anche la qualità eh, delle prestazioni stesse. Per cui viene fatto sul programma del Ministero io. e quindi è diciamo, un voto complessivo alla prestazione al sistema sanitario. Su quello che dice Squarta, di dare uno sguardo maggiore a chi è in difficoltà, diciamo, alla non autosufficienza, alle famiglie, cioè, lei che ne pensa? Io sono d'accordo, dobbiamo fare sempre di più e meglio, anche perché eh, i bisogni, eh, sia le patologie, no? faceva riferimento all'autismo, alla slide. Sono oh, modificabili, non è che ci sono sempre le stesse malattie, noi non conosciamo, no? eh, basta tornare indietro nella storia, un tempo c'erano malattie infettive che erano letali e erano distruttive e oggi eh, grazie alla scienza eh, queste cose non esistono più, ne esistono altre e allora bisogna modificare sempre di più il sistema sanitario regionale per... Aderire ai fabbisogni dei cittadini e quindi questo lo si sta facendo, bisogna farlo sempre di più, però eh, come dire, la risposta a, va adeguata volta per volta: insomma, bisogna cambiare eh, le risposte eh, di assistenza sia sanitaria che sociale volta per volta rispetto a quelli che sono i fabbisogni di difficoltà e di patologie della nostra comunità. E non è un compito facile perché. Occorre appunto cambiare l'organizzazione, non solo gli, appro gli approcci terapeutici e farmacologici, ma anche l'organizzazione, il sistema e così via. Allora, riusciamo in un minuto e mezzo per uno a fare un po' il punto della situazione sulla ricostruzione del post-sisma in Balnerina. Un argomento che ogni tanto noi tiriamo fuori per tenere comunque no, il faro puntato anche su una parte di territorio, tra l'altro importantissima sia per l'ambiente, l'agricoltura, di tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato prima. Guarda, a che punto io siamo? Io Credo che se uno oh, si reca in Valnerina e parla con, ci sono amministratori di destra, sinistra, al di là delle appartenenze politiche, eh, ci fa capire quanto la ricostruzione si allontana al nilucio, cioè ancora non è ripartita la ricostruzione. È quasi tre anni a settembre che c'è stato il terremoto, due anni e mezzo. Eh, agosto 2016. A agosto, eh, eh, ottobre eh, che era? Ottobre. ottobre. ottobre 2000, quindi due anni saranno ottobre 2016. A, a ottobre, a set, agosto e poi a ottobre ancora le macerie sono state, incominciano a essere tolte, o quasi tolte pochi mesi fa, di di un anno e mezzo, io ricordo che nel 1945, lo dico sempre, Berlino no, distrutta dalla seconda guerra mondiale, in sei mesi le macerie le hanno tolte, quindi dopo un anno e mezzo le macerie ancora erano lì, la ricostruzione non è partita, basta andare a Norcia, fare un giro, parlare in Valnerina con le persone che vivono lì, per cui ancora non è partita, parliamo, siamo nel 2018, quindi anche qui ci vuole una sburocratizzazione perché i sindaci non possono essere loro diciamo, in capo a tutto tra mille burocrazie e quant'altro che di fatto impediscono una ricostruzione efficiente e questo mi auguro che il nuovo governo lo faccia, l'ha proclamato, va sburocratizzata l'aspetto del terremoto, se no non si riparte. Procedure snelle che diano potere ai sindaci nel rispetto della legge di ricostruire quanto prima, perché a distanza di un anno e mezzo, due a settembre, se uno va in quelle zone vede ancora... Le case tirate giù, non c'è la ricostruzione e siamo nel 2018. Mi tratterebbe solo di tornare al, diciamo, a quello che fu fatto nel 1997. No? Sì, ecco. e tra l'altro è stata una buona ma ricostruzione. Ben eh. Assolutamente, ma anche quello che è stata fatta là. Cioè, se ci sono buone ricostruzioni come quella del 97, io sono il primo a dirlo. Ci sono stati poi casi in cui sì, abbiamo certo, visto certo. che a distanza di vent'anni non hanno ancora avuto. Quanto gli spettava, però siamo nel 2018, non siamo gli anni 50, qui le costruzioni si fanno su sei mesi, su, su un anno e noi ancora un anno e mezzo non è ripartito nulla. So che lei spesso è in quelle zone, no? Voglio dire, oggi attraverso i social network si vedono fotografie di voi consiglieri regionali e lei spesso è in Valnerina. Concorda con Squarta? C'è un po' di ritardo? Io sono due fine settimana che trascorro fra Umbria, Le Marche, Castelluccio. No, c'è cioè così via. Eh, c'è un approccio ricostruttivo che tende eh, a mantenere il più possibile le attività sul territorio, soprattutto a partire dall'agricoltura. A che punto siamo? Sono state ricostruite e costruite e consegnate tutte le casette per il fabbisogno complessivo di tutte le popolazioni. Quindi se c'è rimasta qualche famiglia fuori, però... In questi giorni sono stati costruiti e realizzati campi di piccole casette consegnate alle famiglie dove vivono e svolgono le loro attività. Per quanto riguarda le attività produttive, quello in agricoltura è stato completato un intervento straordinario che ha visto tutte le aziende agricole, da quelle zootecniche a quelle. Producono cereali, lenticchie e quant'altro, la pastorizia, ci sono stati interventi importanti, ci possono essere dei casi che ancora non, però insomma il grosso dell'attività è a pieno regime ripreso. Le attività che riguardano le norcinerie stanno partendo per la ricostruzione e stanno, certo è un sistema complesso perché. Era un terremoto pari a quello dell'Irpinia, non è paragonabile eh, ai terremoti precedenti in Umbria per la violenza e per le lesioni che ci sono state. So che il soggetto, eh, la cartina del tornasole, è l'ufficio speciale della ricostruzione che è situato nella protezione civile di Foligno, sta esaminando eh, tutti i progetti che arrivano e quindi sta discutendo. La fase iniziale è sempre la fase dura perché bisogna mettere a punto eh, dalle pri, dai primi opifici, dai primi stabilimenti produttivi e, e quindi da come si parte poi si continuerà uh, alle prime abitazioni e così via. E quindi si è nella fase di partenza della ricostruzione eh, e quindi della ricostruzione generale e su questo appunto si stanno sforzando sia i progettisti privati sia la struttura che abbiamo messo a punto a Foligno e stanno venendo le prime risposte, le prime autorizzazioni che sono, iniziano a essere qualche centinaio e quindi siamo sul terreno. L'appello che io faccio però è questo, che le imprese, possano, eh, le imprese che vogliono dare un contributo investano sul territorio della Valnerina, si tratta di cogliere eh, questo momento per evitare lo spopolamento e solamente il lavoro certo. e l'impresa può far permanere i cittadini e continuare a vivere in un territorio dove le avversità sono molte Spero, più che nelle altre parti. E' d'accordo eh. su questo, questo invito ad investire. Sì, sì, Sulla pellice, cioè. diciamo un po' meno. Vabbè, l'ha detto anche prima. Chiudiamo con un dato di fatto, dagli ultimi sondaggi Lega e Movimento 5 Stelle sono vicini al 60% dagli ultimi sondaggi. 28 è qualcosa alla Lega, quindi con una crescita molto alta e il 30 mi pare eh, il, i 5 stelle. Può cambiare qualcosa a livello di coalizioni? Può, cambiare, può, può venire fuori anche a livello periferico Squarta una situazione che li vede insieme? Ma io non credo, perché, io eh, non credo perché sostanzialmente mollo. se uno vede i programmi della Lega, quelli di 5 stelle e il contratto che hanno fatto sono antitetici. La Lega governa tanti comuni e tante regioni con il centrodestra, sarebbe una follia. Questa alleanza soprattutto snaturerebbe il ruolo della Lega, che sempre sta nel centrodestra. Quindi vediamo: io sono convinto che il centro a livello locale e regionale, ma come è successo nel 2013, sì, sì. che c'era forza Italia il governo col PD, ma poi a livello locale forza Italia in coalizione. Chiacchieroni, siamo nella Terza Repubblica? Ma io vorrei 30 sottolineare poi. una prima: l'amico consigliere Squarta diceva, Perugia c'è il centro est unito, è unito perché non c'è la Lega e quindi la dolce la Lega centrodestra non è più unito. Ma noi siamo in una fase nuova in cui la democrazia eh, repubblicana l'Italia eh, manifesta delle prerogative e di, delle capacità inclusive molto importanti e quindi la nostra possiamo dire che la nostra Repubblica eh, riesce appunto a, a continuare il suo lavoro la sua vita, il suo cammino come Repubblica Democratica anche modificando radicalmente gli attori adesso poi certo. no? gli attori politici, questo quanto dureranno bisognerà vedere anche, appunto esatto. dal, dalla, governo, dal poi, ehm, no, no, anche l'opposizione lasciamo anche lo lavorare, certo, certo. Democrazia la democrazia non è fatta dal governo anche se, no, certo. non, se la democrazia non ha aggettivi, o è o non è quindi se è democrazia c'è maggioranza e, e opposizione. opposizione. La preoccupa eh, il fatto che non c'è opposizione? No, no, opposizione la faremo già. Abbiamo fatto una manifestazione venerdì a Roma eh, per difendere le prerogative del Presidente eh. della Repubblica Mattarella, le quali voglio dire volevano essere sottratte. Grazie. E voleva essere sottoposto a manifestazioni debordanti sia sul piano istituzionale no, che sul piano politico. L'ho vista in tre eh, secondi se parlare. vuole. Se se vuole replicare ah, eh, in tre secondi quello però. che il presidente Mattarella ha fatto per carità io non dico che sia illegittimo ha fatto quello Vabbè, che, che, che voleva diciamo fare però che c'erano state, state molte ingerenze nazi, al di là dell'Italia è andato di fatto e qui servirebbe un'altra ora per fare una trasmissione tra l'altro Chiacchieroni penso che è stato perfetto va bene realizzatore delle prerogative della Costituzione e Presidente della Repubblica grazie per essere stati con noi averci seguito, grazie a Gianfranco Chiacchieroni capogruppo del Partito Democratico a Marco Squarta, portavoce del centro-destra di Umbria ex lui è di Fratelli d'Italia grazie a voi per averci seguito, ci vediamo la prossima settimana arrivederci